ciao a tutti, un nuovo video del Purgatorio in America e oggi siamo qui a parlare di tabacchi che mi avete richiesto parecchie volte negli anni, quindi non soltanto di recente ma veramente tante volte. Sono tanti tabacchi che non ho mai fumato, nonostante siano tabacchi effettivamente non solo richiesti da voi per qualche motivo, sono effettivamente tabacchi molto molto famosi e molto popolari. Sto ovviamente parlando, e sto parlando a parlare in modo sbagliato, però sto parlando dei Seattle Pipe Club e in particolar modo del Mississippi River e del Plum Pudding. Oggi proveremo il Plum Pudding e poi più avanti proveremo anche il Mississippi River. Volevo semplicemente mostrarveli perché appunto li ho presi entrambi, sono arrivati qualche giorno fa. Quindi proveremo prima il Plum Pudding e poi, immagino non immediatamente il Mississippi River, magari aspetto un altro po', però sì, quest'anno, questa stagione, voglio provarli tutti e due. Di Seattle Pipe Club ho parlato effettivamente solo un'altra volta qui sul canale, penso un annetto fa, un anno e mezzo fa, quando ho provato il Galloping Jerky, il loro vapor. Loro non hanno tantissimi virginiosi in menù, tra virgolette, in catalogo, hanno per lo più, e sono per lo più famosi per delle EM come queste, anche se poi di recente anche le ultime due edizioni limitate che hanno fatto erano tutti virginiosi, ok? La particolarità del Mississippi Pipe Club qual è? È che si tratta, anzi, adesso non so quelle attuali, però sicuramente queste due che vediamo qui sono delle miscele storiche, sono anzi le miscele che hanno creato un po' questo marchio, perché questo marchio nasce tutto da questa persona qua, ok? Che qui è disegnato, ovvero c'è anche scritto il nome, Joe Langford, che era un membro, anzi è, credo sia ancora vivo, è un membro del Seattle Pipe Club, ovvero del Pipa Club di Seattle, e che praticamente lui è un fumatore di vecchissima data, un collezionista di pipe danesi, in particolare di Bang, ma soprattutto è un fumatore appassionato che si diverte a fare i propri blend in casa da sempre, da oltre 40-50 anni. E quindi a un certo punto aveva iniziato, quando facevano i raduni, no, quando si trovavano gli incontri, i meeting, aveva iniziato anche a portare le sue miscele che si faceva in casa per farle assaggiare agli altri, quindi era proprio un gioco, no, una passione. E la prima che fece, che ebbe tantissimo successo, fu il Mississippi River, che è, ma poi lo vedremo, è una EM vera e propria, alcuni dicono che anzi è un virginioso, quindi una EM atipica, perché ho detto che è una M vera e propria, non è così, è una M atipica, alcuni addirittura lo definiscono un virginioso quasi M, molto latacchioso, non lo so cosa aspettarmi, però effettivamente non l'ho sentito dire solo su Tobacco Reviews, ma me l'hanno detto in tanti, quindi sono curioso di provarlo. E questo è il primo che fece, la prima miscela che fece, che ebbe veramente tanto successo, e poi la seconda che portò ad un ritrovo fu proprio il Plum Pudding, che adesso andiamo a vedere. Questo è anche un successo clamoroso tra quelli del suoi membri del club, tant'è vero che iniziò a diventare, come si può dire, un segreto fra appassionati, quindi i membri del Seattle Pipe Club magari scambiavano queste miscele con altri appassionati per fargliele conoscere, e quindi ebbero talmente tanto successo che iniziarono ad esserci sempre più richieste per questi tabacchi fatti in casa essenzialmente, al punto che ad un certo punto il Seattle Pipe Club ebbe l'idea di farseli produrre in modo professionale, quindi contattarono Russ Aulet di Artenome e poi successivamente Sutcliffe per farsi il proprio loro tabacco, ok? Che poi a partire dal 2007 divenne anche proprio una vera e propria marca, prodotta e commercializzata ovunque negli Stati Uniti a questo punto. Quindi è una storia divertente, no, di un tabacco venuto da un appassionato che però con gli anni, con la passione, con la sua sensibilità è riuscito poi a creare qualcosa di più, insomma qualcosa che probabilmente in Europa e in Italia non sarebbe proprio neanche possibile realizzare, forse in Germania, non lo so, ma in Italia proprio nemmeno a pensarci. Comunque, Plum Pudding. Allora, io non c'è scritto da nessuna parte questa cosa che vi sto per dire, ok? Che però mi è venuto in mente di recente, non di recente, un paio d'anni fa, quando stavo
leggendo un libro che adesso vi mostro quando faccio l'unboxing, vi faccio vedere, anzi no, prima dell'unboxing vi faccio vedere il libro che dicevo, perché c'è su, come si chiama quel tabacco? Quello che vi ho mostrato anche quando ho fatto la recensione di Bark & Sobranie, il Tobacco Pipe Book, no, di Milford. Un libro degli anni 60, insomma, in cui si parla di tabacco in modo esteso, molto molto bello. Però quello che mi colpì è che quando si parlava di English Blend, c'è proprio una riga che dice: il Latakia aggiunge alla miscela di Virginia Orientali quel sapore di plum pudding che si ricerca in queste miscele. Ok? Diciamo, ha scritto questa cosa, che the English mixture devono avere il sapore del plum pudding, ok? Plum pudding che vi ho citato quando ho parlato del palmetto, cioè questo dolce tipicamente inglese a base, una volta a base di prugne, oggi a base di uvette. Io non so se quello con le prugne, sicuramente non l'ho mai provato, penso che ho provato quello attuale da qualche parte, ed effettivamente è quasi uno di quei pani, cioè c'è un sapore, no, di quel pane integrale con le uvette, quindi questa miscela di quel fruttato quasi sdolcinato della frutta secca, con però anche questa dolcezza un po' scura, che effettivamente ci può stare come paragone ad una miscela English mixture molto dolce, ci può stare. E quindi, curiosamente, questo si chiama plum pudding, però non sono scritto da nessuna parte che il riferimento sia quello, quindi è una mia associazione personale. Ora, però, andiamo a leggere quello che c'è scritto, perché qui ne parla. È una miscela di ovviamente Virginia, ma anche Latakia, orientali turchi, Cavendish e Perique, quindi c'è veramente tanto, ok? L'idea è quella di fare appunto una balcanica spinta, ok? Sapete che io non amo il termine balcanico, ma per farvi capire, quindi che vi devo dire adesso? Andiamo a vedere. E quando vedo tutti questi ingredienti sono immediatamente scettico, però come se ne parla così tanto bene, andiamo a vedere se vi faccio vedere un po' di sfondo meglio, perché c'è un sole pazzesco oggi, no, vabbè, niente. Una giornata meravigliosa, dovrei farvi, ecco, guardate che bel cielo che c'è, quindi, di nuovo, siccome se ne parla benissimo ovunque, in modo quasi unanime, evidentemente qualcosa di buono deve esserci, quindi andiamo a stappare. Allora, ecco il libro di cui vi accennavo poco fa e potete capire subito che ho totalmente cannato sia il titolo che il nome dell'autore. All About Tobacco di Milton Sherman, un tabacco, scusate, non ho modo di farvelo vedere un po' meglio, questa è la copertina, mi sono un po' rovinata ed è un peccato perché questo è un tabacco del 1970. Ok, lo faccio vedere, qui c'è il copyright. Un tabacco, scusate, un tabacco, un libro dedicato per lo più al tabacco da pipa, ma non solo, c'è anche un capitolo dedicato alla produzione del tabacco da sigarette e poi c'è anche una piccola sezione dedicata proprio alla pipa. Però il grosso è proprio il tabacco, quindi ogni capitolo è dedicato, vedi, questo è il tabacco americano, poi c'è il tabacco processato, ci sono quindi il Cavendish e poi ci sono gli orientali, per farvi capire orientali, e qui c'è un disegno che vi fa capire la differenza tra una foglia di Virginia, bella grande, una foglia di Latakia siriano e gli orientali turchi. Quindi una foglia molto più piccola, questo è proprio per far capire la differenza di dimensione. Quindi, guarda, questo non c'entra niente con questo video, ma solo per farvi capire un po' questo libro. Dopodiché, andando avanti, ci sono le varie tipologie, come si fanno i tabacchi nei vari paesi, ma poi soprattutto c'è una sezione dedicata, questa qui, alle miscele. E quindi per esempio abbiamo miscele, qui vabbè, un riassunto dei tabacchi, quindi il tabacco Burley ha un sapore neutro, il Virginia è dolce ma brucia in fretta, il Maryland è neutro ma aggiunge delle, come si può dire, delle ottime qualità di combustione, quindi rallenta la combustione di una miscela, i tabacchi turchi sono generalmente dolci e aromatici, il Latakia ha un sapore affumicato e un odore di plum pudding. Qui già lo vediamo, e aggiunge una pesantezza al fumo. Quindi c'è poi il Perique, dà un buon sapore a tutto praticamente, e il Cavendish aggiunge dolcezza. Dopodiché abbiamo tabacchi di tipo miscele di tipo americano 100% Burley. Questo è quello che dico sempre ogni volta che parlo di tabacchi americani. Oppure 50 Burley, 50 Virginia. Questo era il vecchio half and half, se qualcuno se lo ricorda. Oppure
70% Burley, 70% Burley, quindi ovviamente oggigiorno è un po' diverso, però una volta c'era questa cosa. E poi arriviamo al punto di cui volevo parlare, ovvero tipica miscela inglese, 80% Virginia, 15% Turco, 5% Latakia. Da notare quindi solo il 5%, oggi abbiamo miscele con il 30 e il 40% di Latakia, ma, e qui è quello che vi citavo, il 5% di Latakia aggiunge dalla miscela il tipico sapore del plum pudding inglese. Interessante. E poi dice ovviamente l'ammontare di Latakia può essere aumentato o diminuito a seconda del gusto del fumatore. Quindi questo è quello che vi dicevo, quindi non so, sarà una citazione? Non lo so. Poi altre miscele tipo inglese, Virginia, Turkey, Perique, oppure 100% Virginia. Comunque, adesso andiamo a stappare, però effettivamente questa era la citazione che mi ha fatto pensare un po' a questo tabacco qui. Allora, ecco la latta, mi sono messo qui al sole per farvela vedere bene. Questo è il faccione un po' caricaturato di Joe Langford, in realtà è molto più vecchio di così. Come vi dicevo, una miscela English Balkan pressata, una miscela ricca di, miscela nel senso ricca di sapore, Latakia, Orientali, Virginia, Perique e Cavendish, ok? Miscela di Joe Langford. Andiamo qui alla descrizione che dice: Plum Pudding è una miscela inglese balcanica come nessun'altra. Tabacchi rari, raffinati, miscelati e pressati con attenzione insieme, molti fumatori dicono che il tabacco perfetto, scusate, ho detto un po' più su, Nirvana addirittura ha detto qualcuno. Il master blender Joe Langford ha creato questo tesoro, questa gemma per il Pipa Club di Seattle, e qui c'è una citazione, il nostro tabacco perfetto, delizioso, affumicato, piccante. E addictive significa, come si può dire, che dà soddisfazione, insomma, ok? Assolutamente un tabacco squisito da condividere. Godetevi questa cake di 6 ingredienti, ovvero il Latakia unito con gli orientali turchi, Virginia, Cavendish e Perique. E poi, vabbè, questo è il solito loro slogan, facendo i più inseguiti, ricercati. Miscele di come si può dire, fatte small batch in quantità piccole dal 2007 in America, ovviamente. Vabbè, basta, non c'è una data di produzione, forse è questa, non lo so, 1/10/2022, non so se è questa la data di produzione o se è un codice interno. Questa è la latta bella larga, nonostante siano solo 2 once 56 grammi, c'è anche la versione un po' più grossa. Andiamo ad aprire, ecco qui. Allora, innanzitutto non è un cake, ma è un cake già distrutto, ok? Sono dei bei pezzettoni. È molto bello da vedere, bello scuro. Volevo descrivere meglio, perché poi ho ricevuto una telefonata, quindi mi sono interrotto subito dopo averlo aperto, quindi siccome non posso rigirarlo perché una volta l'apri la latta, quindi volevo ridescriverlo e rifarvelo vedere. Come potete vedere, questo adesso è, vabbè, di fronte alla luce diretta del sole, quindi sembra molto marrone, molto chiaro. Ma se ci mettiamo un po' d'ombra, adesso lo faccio vedere meglio, si vede che è un bel tabacco dai classici toni del marrone con belle punte scure che dovrebbero essere sia il Latakia sia il Cavendish. L'odore è molto interessante perché, nonostante sia quello che ci si aspetta da una English blend, non è eccessivamente latakioso, no? C'è una bella nota, come si può dire, incensata, legnosa, che non è così scontata, e in più è tendenzialmente sul dolce, quindi molto molto curioso, molto particolare. Così, su due piedi mi viene veramente molta curiosità nel provarlo, quindi non resta che farlo, non resta che accenderlo. Guardate qui il taglio, estremamente curioso, che io mi aspettavo una crumble cake o un plug, invece è una crumble cake già tagliata, perché abbiamo questo effettone, ok? E in più altre parti che sono già disfatte, quindi c'è un po' di una miscela con il ribbon. Quindi non so, non sembra super umido, ok? Si disfa facilmente, è un po' grasso. Adesso non mi resta andare a fumarlo. Di certo, io lo dico sempre, le M danno il meglio quando fumate a filo di fumo, quindi fumate fresche, ok? Questo taglio sicuramente aiuta perché essendo pressato e essendo così grasso,
immagino una combustione, non dico difficoltosa, ma sicuramente lenta. Quindi magari è veramente così e questo contribuirà ad a poterlo apprezzare. Comunque, non resta che andare a fumare. Insomma, è stata una settimana molto interessante quella con questo plum pudding. Continuo a non avere tantissimo tempo per fumare, che è veramente una rogna, ma questo tabacco me lo sono goduto veramente tanto e mi è piaciuto oggettivamente tanto, sia come M, sia come tabacco in generale. Quindi posso affermare senza paura di, come si può dire, del fatto che si tratta di un tabacco all'altezza della sua fama. Non capita spesso e se seguite il canale sapete che io sono sempre abbastanza critico riguardo i tabacchi famosi, no? Invece qui devo dire che la fama è assolutamente giustificata. Soprattutto la cosa bella è che va diretto nella mia top 5 delle M migliori, ma la cosa più bella è che è una M che trovate con estrema facilità. È vero, non lo trovate in Svizzera, non lo trovate in Italia, ma se siete un minimo pratici, lo comprate in America, ve lo fate spedire in Svizzera, se viaggiate ve lo potete comprare, se vi piacciono le M lo apprezzerete perché ha tutte quelle caratteristiche che piacciono a me in una M, ovvero ha un bel corpo, cosa che insomma se seguite il canale sapete che io mi lamento sempre del fatto che le M attuali hanno poco corpo e poca nicotina, invece questo c'è veramente un bel corpo, nicotina forse un'attacca sotto il medio o medio, quindi comunque ti appaga la fumata. Il taglio consente una combustione veramente lenta, quindi è facilissimo fumare a fil di fumo, che è veramente la chiave per fumare una M con appagamento, con successo, per apprezzarne tutte le sfumature. Bisogna fumarlo fresco e questo è facilissimo farlo fumare fresco, il che significa anche che si fanno delle fumate lunghissime ed è facile anche da fumare, quindi una combustione lenta ma non difficoltosa. Non è eccessivamente latacchioso, c'è il latacchia, si sente, ma non è quella botta metallica incensosa nella lingua, è veramente piacevole. Ed è cremosissimo, la combinazione di Virginia e Cavendish è fatta benissimo e quindi è sempre cremoso e morbido. Quindi veramente, veramente ben fatto, fama giustificatissima, bravi, nome azzeccato, plum pudding, che vi devo dire, è sicuramente una M che vi comprerei e che fumerei molto volentieri, magari in una serata bella fredda, come vedete sono ancora in maniche corte nonostante sia l'inizio di novembre perché è stata finora un autunno molto molto moderato, ma sta la stessa cosa anche in Italia. Abbiamo avuto una settimana che sembrava fosse già arrivato l'inverno e poi oggi sono tipo 25 gradi, quindi ne approfitto per uscire in skate, visto che secondo me questa cosa non durerà ancora chissà quanto a lungo. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché comunque in tanti hanno fumato il plum pudding, in tanti me l'hanno chiesto, quindi molti lo conoscerete, ma per una volta promosso a pieni voti una M bella, forse la M migliore che ho provato quest'anno finora, visto che adesso ne proveremo un bel po', di un bel po' non lo so, però diverse, sono già in lista, sono già a casa in attesa di essere scartate questo inverno, quindi ne proveremo diverse, alcune che mi aspetto mi piacciono, alcune che sono curioso di provare, però questa per ora prende la posizione numero uno del 2022 come M, ma insomma, andiamo a vedere, meglio anche del palmetto per me, insomma, quindi veramente, veramente complimenti, bravo, bravo. Di nuovo, fatemi sapere la vostra esperienza. Ripeto, tanti l'hanno fumato, tanti me l'hanno chiesto. Sicuramente vi dico che, siccome spesso quando vi capita di viaggiare per gli Stati Uniti o avete qualcuno che conoscete che viaggia e viene negli Stati Uniti, mi scrivete per chiedermi dei consigli su tabacchi che non trovate in Svizzera. Ecco, se vi piacciono le M, fatevi portare il plum pudding, poi vedremo anche com'è il Mississippi River, ma intanto questo mettetelo in lista. Vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Adesso vado a girare l'inizio del prossimo video, un tabacco che è arrivato a sorpresa, ma non vi dico niente perché ve lo dico la prossima settimana. Ciao!